puntata dedicata al premio Neruda, sezione poesia in lingua italiana a tema libero. Primo classificato, Giuseppe Brunasso, tra le ortiche e le viole. Giuseppe Brunasso è poeta e scrittore di Santa Maria Capua Vetere. Giuseppe è un dottore che si dedica alla ricerca e ha creato una onlus dedicata alla defunta moglie per i donatori di midollo osseo e cordone ombelicale. È un esperto di icone russe, tra le ortiche e le viole. Abito da tempo le diroccate stanze dell'angoscia e per quanto mi impegni non riesco a restaurarle. Mi aggiro in esse come uno spettro senza pace, barattando la mia pelle rassegnata con le rughe che il tempo pietosamente mi fornisce. Consumo le mie logore ore, bramando lumi in un presente che mi sfugge. Fioccano copiosi i miei pensieri, danzando tra i davanzali dei giorni che verranno. Cadono uno ad uno, in silenzio, attenti a non arrecarmi il minimo disturbo, ma, delicati, assaggiano la deperibilità della mia esistenza. Sono liberi di giacere sulla scorza del mio cuore o morire indisturbati nella solitudine dell'anima. Secondo classificato, Giusy Carofiglio, gli estremi ricondurranno a noi. Giusy Carofiglio è una poetessa e scrittrice di grottaglie, organizzatrice di concorsi di poesia, ha pubblicato una silloge poetica. Gli estremi ricondurranno a noi. In qualunque tempo, quando la mia voce sosterrà amore, non sarà un aprire bocca né un gioco delle parti alla distanza tollerante dell'ingegno, ma la speranza di varcare la soglia dannata di un destino obliquo da correggere, sporcato dal tempo e dai pregiudizi, ammuffito nelle bocche, stropicciato nelle tasche. Gli estremi ricondurranno a noi e alla vita, quando sarà l'esistenza a sfondare i tempi stretti, scegliendo le nostre possibilità per liberarci dai vermi assillanti nella testa, fuori dai percorsi tutti uguali, tra l'asfalto, il cemento delle case, il superfluo delle cose. Lasceremo gli occhi sparpagliati del mondo, in equilibrio, tra sé e la larghezza dei nostri passi, portandoci via solo la pienezza, che nel mio tempo manca qualcosa. E non capisco. Sarà delirio, l'ideazione dei giorni uguali, dove resterò inquieta, in un argine, appesa alle tue ali, vicina alla libertà, così bianca, così felice, così fragile, così forte. Tutta la nostra vita in un attimo, tutta insieme, prima di esistere, prima di morire, e sarà per sempre. Anita Napolitano, Voglia Vermiglia. Anita Napolitano è una poetessa di Roma, autrice anche di testi teatrali, e vincitrice di numerosi concorsi in tutta Italia. Voglia Vermiglia, amami per una sola notte, e sacro sarà l'intrecciarsi delle gambe. Amami per una sola notte e una soltanto, e sacro sarà l'intrecciarsi delle mani. Accosta il tuo inguine al mio, la mia voglia vermiglia placherà la sete. Scorrimi dentro, invocheremo la luna genuflessi, l'uno avvinghiato all'altro, resteremo nell'altrove. Amami una sola notte e una soltanto, non mi importa di quello che diranno. Cupido, araldo della focosa passione, legherà il tuo petto al mio e sarà il ricordo a perpetuarsi nella memoria. Ho indossato la superba livrea della giovinezza, le scarpe della festa, spogliarmi in penombra sul giaciglio di fogliame tra i ciuffi di erba bagnata e amami una notte e una soltanto, come sai fare tu. Guerriero offeso, non mi importa di quello che diranno. Incidi con la lingua le parole, travaglio della mente, febbre segreta, ammutoliscimi con i tuoi baci, inghiottiremo la saliva amara. Amami per una sola notte e una soltanto, e poi dimenticami.
Premio speciale del presidente del concorso. Riccardo Tiberi, sprazzi di gioia. Riccardo Tiberi è un giovanissimo poeta marchigiano, studente di giurisprudenza, al suo attivo numerosi concorsi in cui ha ottenuto riconoscimenti in tutta Italia. Sprazzi di gioia. Nella miseria dei miei passi, cammino su storiche pietre, intrise di vari vissuti, martoriato da portentosi ricordi troppo distanti, agognando sprazzi di gioia che annebbiano la mia solitudine.